Bonsoir à toutes et à tous, merci de votre présence pour ce premier numéro de Strané Copié. Antonella vous dira un petit peu plus amplement l'organisation de la soirée pour ce rendez-vous un peu particulier, puisque Strané Copié, ça veut dire deux personnes, et là vous voyez, il n'y a qu'une personne pour parler d'un seul auteur. Mais Antonella vous dira pourquoi on a imaginé cette rencontre contre et autour de Céline. Concernant l'Institut français Napoli, puisque vous savez que le Grenoble est mort, donc maintenant nous appelons Institut français Napoli, je vous signale que vous pouvez toujours visiter l'exposition de Tata Fiore dans la salle d'exposition jusqu'à la mi-février, et que toutes les rencontres prochaines de l'Institut français se trouvent dans cette plaquette qui est à votre disposition. Concernant Céline, sur la table, la médiathèque a sorti ce petit document, qui sono tutti i libri, qui sono in francese, écrit par Céline. Donc il y a beaucoup de livres à votre disposition en langue française. Et puis je crois que je dois commencer. Bisogna cominciare a fare una lettura. Ok, va bene, allora. Je vais vous lire un court extrait. Ensuite Orlando va vous lire en italien, puisque dans le cadre de Strané Copié, on a décidé de vous faire parfois entendre les auteurs français, espagnol ou allemand en langue originale sur des très très courts extraits. Donc je vais faire une lecture et ensuite Orlando fera la même lecture en italien. Moi d'abord, la compagne, faut que je le dise tout de suite. J'ai jamais pu la sentir. Je l'ai toujours trouvée triste, avec ses bourbiers qui n'en finissent pas, ses maisons où les gens n'y sont jamais, et ses chemins qui ne vont nulle part. Mais quand on y ajoute la guerre, en plus, c'est à pas y tenir. Le vent s'était levé, brutal, de chaque côté des talus. Les peupliers mêlaient leurs rafales de feuilles au petit bruit sec qui venait de là-bas sur nous. Ces soldats inconnus nous rataient sans cesse, mais tout en nous, entourant de l'île mort, on s'en trouvait comme habillés. Je n'osais plus remuer. Ce colonel, c'était un monstre. À présent, j'en étais assuré pire qu'un chien. Il n'imaginait pas son trépas. Je conçus en même temps qu'il devait y en avoir beaucoup des comme lui dans notre armée, des braves, et puis tout autant sans doute dans l'armée d'en face. Qui savait combien? Un, deux, plusieurs millions peut-être en tout. Dès lors, ma frousse devint panique. Avec des êtres semblables, cette imbécilité infernale pouvait continuer indéfiniment. Pourquoi s'arrêterait-il? Jamais je n'avais senti plus implacable la sentence des hommes et des choses. Serais-je donc le seul lâche sur la terre, pensais-je, et avec quel effroi, perdu parmi 2 millions de fous héroïques et déchaînés et armés jusqu'aux cheveux, avec casque, sans chevaux, sur moto, hurlant, en auto, sifflant, tirailleur, comploteur, volant, à genoux, creusant, se défilant, caracolant dans les sentiers, pétaradant, enfermé sur la terre comme dans un cabanon pour y tout détruire. Allemagne, France et continent, tout ce qui respire, détruire, plus enragé que les chiens, adorant l'orage, ce que les chiens ne font pas. 100 000 fois plus enragé que 1 000 chiens et tellement plus vicieux, nous étions jolis. Décidément, je le concevais, je m'étais embarqué dans une croisade apocalyptique. On est puceau de l'horreur, comme on l'est de la volupté. Comment aurais-je pu me douter, moi, de cette horreur, en quittant la place de Clichy? Qui aurait pu prévoir, avant d'entrer vraiment dans la guerre, tout ce que contenait la sale âme héroïque et feignante des hommes? À présent, j'étais pris dans cette fuite en masse, vers le meurtre en commun, vers le feu. Ça venait des profondeurs et c'était arrivé. Io innanzitutto la campagna, bisogna che lo dica subito, l'ho mai potuta capire. L'ho sempre trovata triste, con i suoi letamai che non finiscono più, le case dove la gente non c'è mai e i sentieri che non vanno da nessuna parte. Ma quando uno in più ci aggiunge la guerra, c'è da uscire pazzi. Si era levato il vento, brutale, da ogni lato delle scarpate, i fiocchi fondevano le loro raffiche di foglie ai piccoli rumori secchi che da laggiù venivano verso di noi. Sti soldati sconosciuti ci mancavano di continuo, ma continuando a metterci attorno 1000 morti. Ci si ritrovava come rivestiti, io non osavo più muovermi.
Il colonnello era dunque un mostro. Adesso ne ero convinto. Peggio di un cane. Non si immaginava la sua dipartita. Capii al tempo stesso che dovevano essercene molti come lui nel nostro esercito, dei proti. E poi di sicuro altrettanti nell'esercito di fronte. Chi poteva sapere quanti? Uno? Due? Molti milioni forse in tutto? Da quel momento la mia caghetta divenne panico. Con esseri del genere questa imbecillità infernale poteva continuare all'infinito. Perché avrebbero dovuto fermarsi? Mai avevo sentito tanto implacabile la sentenza degli uomini e delle cose. Sarei dunque io il solo vigliacco sulla terra? Pensavo io. E con che spavento? Perduto in mezzo a 2 milioni di pazzi eroici e scatenati e armati fino ai denti, con elmetti, senza cavalli, su moto, urlanti, in alto, fischianti, sparacchianti, cospiranti, volanti, in ginocchio, scavanti, defilanti, caracollanti sui sentieri, spetazzanti, schiacciati pancia a terra come in una cella di isolamento, per distruggere tutto, Germania, Francia, continenti, tutto quel che respira, distruggere, più arrabbiati dei cani, in adorazione della loro rabbia, quel che i cani fanno mica, 100, 1000 volte più arrabbiati di 1000 cani e tanto più viziosi, eravamo belli. Davvero, se ero arrivato, mi ero imbarcato in una crociata apocalittica. Uno è vergine dell'orrore come lo è della voluttà. Come non lo potevo immaginarmelo io, sto orrore, lasciando Place Clichy? Chi avrebbe potuto prevedere, prima di entrare davvero in guerra, tutto quel che conteneva la sporca anima eroica e fannullona degli uomini? Adesso ero preso in questa fuga di massa, verso l'assassinio di gruppo, verso il fuoco. Veniva dal profondo. Ed era arrivato. Orlando 5. Bene, buonasera. Avete capito che Strane Coppie è iniziato ed è cominciato in maniera più strana del solito. Questo è il quarto anno di programmazione della nostra manifestazione. Cominciamo con la voce diretta di Céline per un'idea molto particolare, che è un'idea proprio di Fabrice Morio, quindi del direttore dell'Institut Français, perché come sapete Strane Coppie nasce da una collaborazione tra l'Istituto Francese, il Goethe Institute e l'Istituto Cervantes, quindi i tre istituti di cultura europei presenti in città, e la linea scritta, il laboratorio di scrittura che io conduco ormai da quasi 20 anni. Questa iniziativa mette insieme scrittori europei di ogni epoca e di ogni formazione, non soltanto europei, perché in realtà gli scrittori di cui parliamo sono spesso anche sudamericani, perché il Cervantes allarga il suo interesse a tutti gli scrittori di lingua spagnola. Quindi per il quarto anno Strane Coppie cerca di mettere a confronto grandi classici italiani e spagnoli, italiani e tedeschi, italiani e francesi, e mettere anche degli scrittori viventi naturalmente italiani nella condizione di raccontare come è nata la loro passione per quello scrittore o per quel romanzo, e come può essere raccontato un romanzo in maniera non strettamente accademica, ma proprio per farlo incontrare al pubblico. Quindi sono incontri nati proprio per raccontare i romanzi anche chi non li ha ancora letti, quindi pensando di portare le persone anche alla lettura di questi libri, che è l'obiettivo fondamentale. Dunque Strane Coppie quest'anno comincia con una coppia molto molto particolare, nel senso che è una coppia fatta di una sola persona. Céline, autore molto discusso, di cui stasera parleremo a lungo e di cui avete già sentito la voce, e un unico relatore. Perché un unico relatore? Alla mia sinistra Giuseppe Montesano, che penso tutti conosciate molto bene, che è uno degli scrittori più importanti in questo momento che noi abbiamo in Italia, e sicuramente fra gli scrittori italiani io penso in assoluto il più seliniano, per cui forse il più adatto proprio a rendere per noi questo racconto stasera. Se pensiamo a Nel corpo di Napoli, a Di questa vita menzognera, a Capofitto, insomma a Magic People naturalmente, ma insomma tutti i libri, io penso soprattutto a Nel corpo di Napoli, i romanzi di Giuseppe Montesano sono romanzi fortemente improntati all'idea, forse all'ispirazione, al legame che c'è con Viaggio al termine della notte. Viaggio al termine della notte di cui avete sentito una pagina, di cui stasera sentirete diversi brani grazie all'attraversamento che Montesano farà per noi, è in realtà il punto di riferimento, probabilmente il romanzo più importante insieme alla Ricerca del tempo perduto, di cui Strane Coppie ha già raccontato negli anni passati,
di forse di tutta la letteratura europea o comunque di una buona parte della letteratura del Novecento. È impossibile leggere e sicuramente è impossibile scrivere senza aver incontrato Céline. D'altro canto, e questa è la ragione di questo incontro monogamo con la letteratura, Céline è al tempo stesso uno scrittore grandissimo e un personaggio molto molto discusso per le sue idee, per il modo in cui la sua opera ha fatto scandalo, per come la sua vita stessa ha costituito scandalo. Questa è la ragione per cui stasera ci dedichiamo a un dibattito con e contro Céline, e un solo autore vivrà dentro di sé sia il lato oscuro sia il lato in chiaro, se pur questa semplificazione ha un senso, appunto, dell'opera di Céline. Quindi do voce a Giuseppe Montesano, cui si alternerà felicemente Orlando Cinque. Grazie. Questo piano è abbastanza inquietante. Buonasera. Sì, direi di fare una piccola passeggiata dentro un mondo che difficilmente tollera l'idea di passeggiata, di cose piccole, di cose leggiadre, quiete, tranquille, che è quello della scrittura di Céline. E come ha detto Antonella, proverò a essere due persone, cosa che sono sempre in quanto letture nei confronti di Céline. Proverò dopo a raccontarvi anche come, diciamo, sono entrato per la prima volta in questo scrittore. In realtà vorrei adesso partire di nuovo con la voce di Orlando, che ci legge un pezzetto piccolissimo, sotto il quale, diciamo così, vorrei iscrivere tutta questa chiacchierata che faremo stasera. Per me è molto importante che all'inizio di tutto quello che diremo su Céline ci siano queste poche parole che lui previse non alla prima ma alla seconda edizione del Viaggio al termine della notte. Parole apparentemente sotto forma di esempio, solo che non è una citazione ma una sua, diciamo, autocitazione, che è messa proprio in limine all'inizio di Viaggio al termine della notte, ma io credo che sia messa proprio al cuore del suo lavoro di scrittore. Viaggiare è proprio utile, fa lavorare l'immaginazione, tutto il resto è delusione e fatica. Il viaggio che ci è dato è interamente immaginario, ecco la sua forza, va dalla vita alla morte. Uomini, bestie, città e cose, è tutto inventato. È un romanzo, nient'altro che una storia fittizia. Lo dice di tre, lui non si sbaglia mai. E poi in ogni caso tutti possono fare altrettanto, basta chiudere gli occhi. È dall'altra parte della vita. È dall'altra parte della vita. La letteratura è dall'altra parte della vita. Allora, o si accetta questo subito, prima di entrare dentro il campo chiuso del discorso di Céline, oppure si cambia strada e si fa altro. Io penso che la letteratura sia davvero dall'altra parte della vita e che sia sostanzialmente un'attività per nevrotici rivolta ad altri nevrotici, un'attività per chi manca di qualcosa rivolta ad altrettanti che mancano di qualche cosa, è dall'altra parte della vita. Céline era nato in un'epoca che secondo me per noi è molto difficile da immaginare, anche soltanto vagamente. Siamo alla fine dell'Ottocento in Francia, una piccola famiglia microborghese, la madre è una venditrice di merletti, il padre è un veramente piccolissimo impiegato, mi pare, delle assicurazioni. Sbarcano in un aereo in maniera estremamente semplice, sempre un po' sull'urlo di problemi di menage quotidiano, niente di eroico assolutamente, né in bene né in male, mediocrità assoluta direi. La madre vende questi merletti in un passaggio parigino che
sapete, sono una sorta di gallerie coperte di cui oggi ne restano pochissime, fatiscenti, abbandonate anche dall'ottima amministrazione parigina, nonostante ne abbia parlato anche Walter Benjamin, ne siano diventate famosi di passaggio anche per altri motivi. Il ricordo di un mondo che non c'è più. Dentro questa Parigi, che bisognerebbe immaginare povera sostanzialmente, molto diversa da quella di oggi, turistica, in vendita con un po' tutte le città dell'Occidente, molto povera, molto grigio, molto in bianco e in nero, per dir così, anche per i colori che proprio ha la città a causa del clima. Denaro ne circola poco, grandi locali esistono in realtà più sulla costa meridionale della Francia già allora che a Parigi. La fama di una Parigi, diciamo, dissipata e rivela estremamente falsa. Erano pochissimi i luoghi, diciamo, del lusso sfrenato e tutto il resto. E quindi dentro questa città che aveva delle periferie dentro la capitale, perché così era Parigi prima sostanzialmente negli anni 70, che l'hanno completamente devastata e distrutta, dopo le devastazioni, diciamo, di Napoleone III, quando cambiò il piano urbanistico della città, dentro questa città c'erano dei piccoli paesi, in realtà, dei quartieri, diremmo noi italiani. Forse Napoli ci ricorda molto quella Parigi di un tempo. Dentro questo piccolo mondo di quartiere, di campagna o di piccola città dentro la città vive sostanzialmente questo che sarà uno degli scrittori più malfamati, più famosi, più discussi, come diceva Antonella, di tutta la letteratura francese. E quindi è strana questa appartenenza di uno scrittore di massima grandezza letteraria a un côté estremamente piccolo e povero, e bisogna però vederlo così, partire da là. Per esempio fare il commesso, cambiare, essere sbattuto fuori dai negozi dove andava a lavorare come commesso, non come intellettuale, gioiellieri, venditori, commercianti di tutti i tipi, perché per vari motivi cacciato fuori, ma nemmeno motivi eroici, che sono naturalmente disgraziato, che era un ragazzo qualsiasi che sbarcava in un aereo in qualche modo, non ha nemmeno fatto degli studi regolari. A un certo punto di questa vita abbastanza simile a tante, a un certo punto scoppia, diciamo così, questa passione dello scrivere, nasce abbastanza in segreto, viene praticata totalmente in segreto su dei quaderni che poi sono stati ritrovati molti anni dopo, sostanzialmente nemmeno, diciamo, granché geniale, ad essere onesti. Non è che tutti nascano Rambù e muoiono a 20 anni come poeti. Se viene uno che arriva tardi alla propria espressione, a un certo punto comincia a gettarsi, diciamo, nella vita, fa un matrimonio probabilmente di interesse abbastanza giovane con la figlia di un primario, grazie a una serie di agevolazioni che lo Stato francese dava ai reduci di guerra. Lui aveva partecipato, era entrato nell'esercito giovanissimo, sempre per fare qualcosa, per sopravvivere sostanzialmente, senza né eroismo né nessuna passione particolare per la guerra, eccetera. Alla fine della guerra, che per lui dura poco più di un anno perché viene ferito in combattimento, decorato, legione delle gonfie, medaglie, eccetera, per atteggiamento, per comportamento eroico, alla fine della guerra riesce, diciamo, a laurearsi in medicina, in sintesi, in metà del tempo necessario, tra agevolazioni, tra studio anche effettivamente improvvisamente, se lì questo ragazzo che faceva il ragazzo di bottega si mette a studiare sui libri di notte, eccetera, questo è abbastanza vero, l'ha poi raccontato lui, diventa medico. E come dirà in una pagina famosa iniziale di Morti a Credito, dirà: mica l'ho praticata sempre sta merda di medicina. È una classica espressione, soprattutto quella, diciamo, riferita agli escrementi seliniani. Tutto Morto e Credo è pieno di questo intercalo.
diventa medico e dirà poi che la medicina lo affascinava perché era come l'arte degli stregoni, quindi già sostanzialmente come medico ci sembra leggermente poco affidabile, perché già leggiamo in quest'arte dello stregone, l'arte dello stregone letterario, probabilmente non sapremo mai veramente. Io vi sto raccontando delle cose che sono dei fatti che poi metterò da parte, perché tanto non sapremo mai realmente perché e per come Selina ha fatto qualcosa, perché ha mentito continuamente, sia sulla propria autobiografia, di cui con certezza sappiamo soltanto le cose proprio documentate, sia su una serie di questioni. Tanto per dirvene una, la più interessante, tutti i suoi libri rigurgitano di lamentele sui mal di testa. I mal di testa di Selina sono atroci, e sono dovuti alla trapanazione del cranio che lui ha subito a causa della guerra. Selina fu ferito a un braccio, quindi dal cranio al braccio ci passava uno spazio considerevole, ma il braccio è diventato il cranio, è diventato subito letteratura. Ma lo scrive anche, lo diceva nelle interviste, in modo vago per confondere le cose, era uno che raccontava. Sembra una banalità, ma lo dobbiamo ricordare, dall'altro lato della vita è un viaggio, si viaggia con l'immaginazione. Questo è realmente serio. Quando poi lui diventa, dopo una serie di traversie che mi risparmio, diventa medico nella banlieue parigina, che era quasi peggiore di quella di adesso, non saprei scegliere, diventa medico dei poveri sostanzialmente, cioè mutuale l'ultimo stadio. Ripeto, bisognerebbe immaginare una Francia che non c'è più e che era sostanzialmente misera in grandi strati della popolazione. Diventa medico e comincia a scrivere. Diventa medico dei poveri in questa banlieue, vive in una casa come tutti i suoi pazienti sostanzialmente e comincia a scrivere Viaggio al termine della morte. Ci mette sostanzialmente 4 anni, perché naturalmente il tempo non è sufficiente dal momento che lavora anche, scrive di notte e convive con quello che probabilmente sarà, questa è un'altra cosa misteriosa, uno dei grandi amori della sua vita, che è una ballerina, come sarà poi la sua seconda moglie e ultima donna della sua vita, che lo accompagnerà nelle traversie del passaggio attraverso la Germania nazista, l'imprigionamento in Danimarca, eccetera, eccetera. Una ballerina di origine ebrea, americana, che lui chiamava l'imperatrice. E tutto Viaggio al termine della notte nasce veramente da questo legame di cui non si sa niente, assolutamente niente, e che si interrompe a un certo punto perché Elizabeth, che è l'imperatrice, parte improvvisamente per gli Stati Uniti perché deve avere un'eredità. Parte per gli Stati Uniti e non torna più, non avverte, non chiama, non telefona, niente. Se viene parte per gli Stati Uniti, il duro e, come dire, Cerbero Selina, parte per gli Stati Uniti alla ricerca di Elizabeth. La trova dopo 5-6 mesi di peregrinaggi abbastanza insensati e la trova sposata a un ricco ebreo. Probabilmente si trattava, questi sono i fatti, probabilmente si trattava di una questione legata all'eredità, cioè per ricevere una grossa eredità, si trattava di molto denaro, la donna era stata messa nella cosa di scegliere, probabilmente anche il marito, o vi sposate, era una clausola testamentaria tra di voi, oppure non avrete l'eredità, cioè il padre aveva lasciato i soldi con questa clausola. Lui ritorna e scrive a un'amica, dice: c'è stata l'esperienza più orribile della mia vita. Ve l'ho raccontato esclusivamente per raccontarlo, sarò franco, cioè non vorrei collegare questa cosa come è stato fatto a probabili influssi. Lo racconto nel senso per mostrare un pezzetto di una persona che non era solo uno scrittore, ma aveva anche una sua vita, diciamo, persona. Di tutte queste cose
e di quello che fa come medico nella Bagno per Regina, Serino fa un libro che viaggia al termine della notte, che è diventato il suo libro più famoso. Dato che adesso noi qui siamo anche, diciamo, a invitare alla lettura, io veramente avevo un invito da farvi, ve lo preciserò dopo, vi dirò secondo me quali sono i libri di Céline che è importante leggere. È evidente che Il viaggio al termine della notte è il libro per eccellenza di Céline, ma soprattutto perché piacque sostanzialmente a tutti, suscitò scandalo, anche quello, diciamo, ma fu uno scandalo sostanzialmente positivo. Gli altri libri invece furono già diversi, e parlo dei romanzi, non dei libri antisemiti. I romanzi furono accolti come vengono accolti i romanzi in genere, tra chi diceva deve morire, fa schifo, è un ripugnante idiota, e fra chi diceva è un genio assoluto, universale, nessuno è come lui. Mentre invece sul viaggio al termine della notte ci fu una strana convergenza in cui praticamente tutti si trovarono d'accordo vuol dire che era un capolavoro. Ci sono due grandi temi per il termine. Io vorrei adesso che Orlando ci leggesse un pezzo che è del tipico serino, diciamo. Ho scelto per voi, abbiamo scelto dei pezzi che sono una specie di condensato seriniano delle sue fantasie, delle sue ossessioni, delle sue manie, perché se non lo si sente dalla sua voce è difficile poi spiegare di che cosa si tratta. Allora, Céline in guerra, ve l'ho raccontato, ferito perché era andato a fare un'azione eroica a salvare delle persone, quindi eroe di guerra, quindi sembrerebbe militarista, patriota, lui ha sempre detto la Francia, la patria, eccetera eccetera, scrive sulla guerra le seguenti cose. Tutta sta gente piangeva in abbondanza in parlatorio, verso sera specialmente. L'impotenza del mondo in guerra veniva a piangere là, quando le donne e i piccoli se ne andavano per il corridoio lividito dal gas a viste finite, strascicando i piedi. Un gran gregge di frignoni formavano, solo questo, da far schifo. Per Lola venirmi a trovare in quella specie di prigione era ancora un'avventura. Noi due non piangevamo per niente, non sapevamo proprio dove prenderle noi, le lacrime. È vero che sei proprio diventato pazzo, Ferdinand? Mi chiese lei un giovedì. Lo sono, confessai. Allora ti cureranno qui? Non si cura mica la paura, Lola. Hai dunque così tanta paura? Anche molta di più, Lola. Così paura, vedi, che se muoio di morte naturale, io, più avanti, voglio soprattutto che non mi bruci. Vorrei che mi lasciassero nella terra, a marcire al cimitero, tranquillamente, là, pronto a rivivere, forse, chissà mai. Mentre se mi riducono in cenere, Lola, lo capisci, sarebbe finita, proprio finita. Uno scheletro, malgrado tutto, assomiglia ancora un po' a un uomo. È sempre più pronto a rivivere che delle ceneri. Le ceneri è finita. Che ne dici? Allora non è vero, la guerra... Oh, ma allora sei proprio un vigliacco, Ferdinand. Tu sei ripugnante come un topo, sì? Assolutamente vigliacco, Lola. Rifiuto la guerra e tutto quel che c'è dentro. Non la deploro io. Non mi rassegno io. Non mi piagnucolo addosso io. La rifiuto decisamente. Con tutti gli uomini che contiene. Voglio averci niente a che fare con loro, con lei. Fossero anche 995 milioni e io solo, sarebbero loro che hanno torto, Lola, e io che ho ragione, perché sono il solo a sapere quel che voglio. Non voglio più morire. Ma è possibile rifiutare la guerra, Ferdinand? Ci sono solo i pazzi e i vigliacchi che rifiutano la guerra quando la loro patria è in pericolo. Allora vivano i pazzi e i vigliacchi. O piuttosto sopravvivano i pazzi e i vigliacchi. Ti ricordi un solo nome, per esempio, Lola, di uno dei soldati ammazzati nella guerra dei cent'anni? Hai mai cercato di conoscere uno solo di quei nomi? No, vero? Hai mai cercato? Ti sono altrettanto anonimi, indifferenti e sconosciuti quanto l'ultimo atomo di questo fermacarte davanti a noi, quanto la tua cacca mattutina? Vedi allora che sono morti per niente, Lola. Per assolutamente niente di niente, sti cretini.
Te lo dico io, abbiamo fatto la prova, non c'è che la vita che conta. Fra 10.000 anni ci scommetto che questa guerra, per quanto sublime ci sembri adesso, sarà completamente dimenticata. Sarà tanto se una dozzina di eruditi s'accapiglieranno ancora qua e là circa le date delle principali ecatombi che la resero famosa. È tutto quel che gli uomini sono riusciti fin qui a trovare di memorabile su questo e quello a distanza di qualche secolo, qualche anno e perfino qualche ora. Io non credo all'avvenire, Lola. Quando lei scoprì fino a che punto strombazzavo la mia vergognosa condizione, smise di trovarmi degno della minima pietà. Spregevole, mi ha giudicato lei, definitivamente. Decise di lasciarmi seduta stante, era troppo. Quando la riaccompagnai alla porticina del ricovero quella sera, non mi abbracciò. Decisamente era impossibile ammettere che un condannato a morte non ci avesse anche la vocazione. Non c'è bisogno di commento, diciamo, sul senso di questa cosa, che ovviamente è in netta contraddizione con Ferito di guerra, traumazione del cranio, eccetera, eccetera. Pavoneggiamento dello stesso Selin da giovane vestito con uniforme per acchiappare le ragazze e via dicendo. Questo tema dell'antimilitarismo, però, io dico tema dell'antimilitarismo, ecco, questo è classico, non è un tema dell'antimilitarismo, perché se dice io voglio vivere, cioè non me ne frega niente di tutto il resto e non mi frega nemmeno di spiegare perché la guerra per esempio è male, dice io voglio sopravvivere, ma sei vigliacco Ferdinando, dice loro, lui dice sì, sono vigliacco, se vigliacco vuol dire che io voglio sopravvivere, sono vigliacco. Cioè abbiamo davanti una riduzione, perciò vi ho detto questo è proprio del classico, abbiamo una riduzione degli elementi di una questione complessa a un elemento minimo, io direi addirittura quasi animale, paura di morire, sacrosanta secondo Selin, perché vivere è più importante. È una semplificazione di cui non ci rendiamo conto perché la retorica letteraria di Selin è straordinaria e in un certo senso ci colpisce. Chi si ricorda più di morti della guerra dei cent'anni? Potrebbe essere Brecht, che dice chi si ricorda degli schiavi che hanno costruito le piramidi. È lo stesso modo di ragionare, ma la riduzione dell'uomo a piccolo animale che può essere sgozzato in ogni momento è evidente. Questa riduzione, diciamo, delle grandi impalcature ideali, ideologiche, letterarie, teoriche e così via, in Selin è costante, costante e ossessiva. Lui sfrutta molto il fatto di essere un medico, per esempio, per parlare sempre della questione più elementare, biologica, diciamo così. Questo poi ci porterebbe molto vicino alle ossessioni razziste, probabilmente. Ma intanto è un sistema di difesa nei confronti della grande bugia. Questa è la protesta seliniana. In realtà contro la guerra non c'è da fare ragionamenti, perché ogni ragionamento non fa che trovare una giustificazione a qualsiasi cosa, mentre qui non ci sono giustificazioni. Il puro fatto di voler vivere non è visto in primo piano. Basta, o lo si accetta o lo si rifiuta. Ripeto, è una semplificazione anche letteraria, quindi è un trucco in qualche modo letterario, ma esprime anche un profondo modo di sentire l'esistenza, paradossalmente in contrasto con tutto quello che viene in genere detto di Selin. Io lo definirei, con un termine su cui ritornerò, un modo creaturale di sentire l'esistenza. Quello che conta è il piccolo corpo fisico indifeso, umano, con i suoi desideri, le sue passioni, i suoi dolori, le sue fantasie e niente più. Tutto il resto, impalcature ideologiche, politica, filosofia, ragionamenti, religione, eccetera, è tutto menzogna. Naturalmente questa è una visione che porterà Selin alla sua posizione di reazionario.
è tipico di reazionari avere una visione semplificata dell'esistenza e arrivare quindi a dire vabbè, l'uomo è sostanzialmente, come dirà Selin in un memorabile discorso in lode di Zola, che da altri lati lui rifiutava, dove dirà l'uomo è fatto per 9 decimi di assassinio e per la vita dell'uomo è fatta per 9 decimi di assassinio per 1 decimo di noia. È evidentemente una posizione di pessimismo estremo e sicuramente sentito, è importante questa cosa, è sbagliata, è vera, non importa, non gli interessa nemmeno. A sé non interessa la dimostrazione di qualcosa, quello che interessa, lui lo dirà apertamente una volta, anzi lo dirà molte volte, mi interessa raccontare in parole le emozioni. Sì, cioè, mi interessa raccontare in parole le emozioni, un libro famoso di poetica, diciamo, lui dirà la mia scrittura è un metro, è un treno sempre in cammino sul quale devi saltare, salta su. Cioè, vorrei potervi far entrare dentro questa cosa che è molto febbricitante. Noi parliamo, adesso parleremo, ma siamo molto lontani dalla scrittura selliniana. La scrittura selliniana è una sorta di febbre continua, per leggerlo bisogna avere la febbre. Questo che noi facciamo adesso è soltanto probabilmente invitare qualcuno a leggere. Chi vuole veramente fare l'esperienza selliniana deve entrare in uno stato di febbre, salire sul metro della sua scrittura e andare non si sa dove. Lui dice non è importante dove si va, ma salite, venite, vi porto io alla mia velocità, però dovete seguire il ritmo, dovete seguire il tempo, la musica. Io ho la mia piccola musica, io ho la mia piccola magia. E qua compare improvvisamente in grande spolvero lo scrittore. Ma uno scrittore estremamente particolare, su questo vorrei tornare perché un po' mi adugia che confesso tutta la storia, se linee di ideologia, okay. Vorrei anche che capissimo almeno in pillole perché uno scrittore è un grande scrittore tecnicamente parlando. Ciò sarebbe veramente occasione di un incontro sullo stile seliniano dalla mia amica Antonella, nonché faro di civiltà letteraria in questa città sostanzialmente abbandonata dagli dei, anche letterari, artistici in genere. E questa cosa, diciamo, ripeto, è un'esperienza. Ora, noi non siamo abituati alla letteratura come esperienza, non più, non diciamo sciocchezze. Siamo abituati a quello che Selin stesso chiama la robotizzazione letteraria. Potrei leggervi pagine intere di Bagatelle per un massacro, il famoso libello antisemita, dove in realtà si parla esclusivamente di critica letteraria. Esclusivamente di critica letteraria, dove si dice che la letteratura si sta standardizzando. E io quando leggo, diciamo, non posso fare a meno di sogghignare, perché dico anno 1937, mi sembra, robotizzazione, standardizzazione, questo è Selin, pubblicità soltanto, involucro esterno, morte dell'emozione, ripetitività, confezione esterna, e dico, 1937, fratello, dovevi ancora vedere che cosa ci aspettava negli anni. Ma non leggerò e non citerò da Bagatelle per un massimo per un motivo del quale vi parlerò alla fine. E quindi questo treno dell'emozione è fondamentale, lo spartiacque, cioè ripeto, o accettiamo l'idea di una letteratura come esperienza dalla quale si può uscire a pezzi. Quando leggevo per la prima volta Selin a 19 anni, scoperto in modo abbastanza rocambolesco, ma non posso raccontarvi i dettagli di questa sera, era come un bagno nell'acqua gelata, un'immersione nel deserto del Sahara, poi di nuovo acqua gelata, deserto del Sahara, Africa, Nord, cioè era sostanzialmente uno shock. Lo shock non è positivo, negativo, lo shock è una cosa che ti mette in movimento quando è letterario. Sto parlando di letteratura, era un ingenuo che leggeva
la letteratura pensando che ci fosse dentro della vita più interessante della vita quotidiana. E quindi non mi interessavo allora, né sapevo molto, non si sapeva nulla di Selin antisemita, eccetera. Finché poi capitai su un libello, una traduzione pessima, diciamo, di Bagatelle, fatta da una sedicente casa editrice neofascista, eccetera, eccetera, e cominciai poi a capire tutta la storia. Ma su questo torneo. Quindi emozione, treno sul quale salire, letteratura come forma diretta di espressione emotiva. Parole di Selin. Tutto il resto è copia. Lui dice, tutto il resto è rinascimento, ripetizione, imitazione degli antichi. Lui dice il liceo, tra l'altro, l'accademia, cosa che in Italia, diciamo, è intraducibile perché non c'è nemmeno una cosa del genere in Italia, almeno potremmo attaccare l'accademia fra gli italiani, invece non abbiamo nemmeno questo spizio, cioè diciamo il Gotha del sapere letterario francese, dice questo ha rovinato la spontaneità della scrittura, altra bugia seliniana, la spontaneità della scrittura. Selin è uno scrittore che poi, dopo tanti anni, ha confessato, attenzione, scriveva a mano, che rifaceva anche 8 volte un capitoletto. Di conseguenza uno dei suoi libri, quelli là dell'ultimo decennio, che sono abbastanza corposi, gli costava anni di lavoro, dove per lavoro si intende lavoro brutto. Lui dice, io sto giù nel piroscafo, altra immagine seliniana, nella sala delle caldaie, butto carbone. E il lettore mica lo deve sapere, io che cosa sto facendo, devo solo filare sul piroscafo e godere dell'ebbrezza della velocità. Io sto nella miniera a scavare e a buttare palate di carbone nella nave del metrò, una di queste sue immagine di una velocità martellante e ritmata, che poi è il vero stile seliniano. Ma vorrei che leggessimo un altro pezzo da Viaggio al termine della notte, perché è molto avveniristico, diciamo così, e ci fa capire di quanto Selin in un certo senso fosse a metà un becero sostanzialmente ignorante del mondo che lo circondava, non vorrei esagerare, ma ne parlo con cognizione di causa in qualche modo, e dall'altro avesse una capacità di intuizione non basata né sull'ideologia né sulla cultura né sui libri, perché quando si rifaceva a questo era sempre sciocco, come quasi tutti noi. Ogni volta che attingeva l'ideologia della sua classe sociale, la piccola borghesia sostanzialmente pessima francese, cadeva in luoghi comuni. Ogni volta che si rifaceva alle sue visioni più assurde, toccava qualche nervo scoperto. Probabilmente è quello che fanno sempre gli scrittori. Quando scrivono manifesti, che so, del futurismo, scrivono cazzate. Quando scrivono poesie, nel caso di Maietti, scrivono cazzate lo stesso, ma diciamo un'eccezione. In genere i grandi scrittori, come Dostoevskij per esempio, scrivono turpitudini insigni antisemite e poi scrivono i fratelli Karamazov. Ripeto, Dostoevskij ha scritto turpitudini antisemite, oltretutto sciocche, che è cosa molto più grave in un certo senso, non moralmente, ma letterariamente, per uno scrittore. Ben ha scritto sciocchezze pro-naziste e ha scritto le più grandi poesie probabilmente di questo secolo. Ce ne sono molti in questa nutrita schiera che di noi, diciamo, che ogni volta che cediamo a una qualche forma ideologica, qualsiasi essa sia, siamo mentitori, ogni volta che entriamo nel luogo senza protezioni, che è l'occhio letterario in cui non siamo più noi stessi, ma siamo anche qualche altra cosa, vediamo qualche cosa della realtà. Questo è Selin negli Stati Uniti, perché è lui che parla in realtà in prima persona, che a un certo punto, diciamo, potrei dire, fa l'elogio del cinema, ma è un elogio che, come vi potete aspettare dal nostro soggetto, è un elogio con del veleno al fondo, perché è un elogio, ma dietro c'è l'idea di questo
doppio, diciamo così, dei popoli. Anche in questo caso noi diremmo che non aveva ancora visto la televisione. È triste la gente che si corica. Si vede che se ne fottono, che le cose vanno come vogliono loro. Si vede che non cercano mica di capire loro il perché uno è là. Gli fa proprio lo stesso. Dormono, non importa come. È tipico dei gasati, dei babbioni, dei non suscettibili, americani o no. Hanno sempre la coscienza tranquilla. Ne avevo viste troppe io di cose non chiare per essere contento. Ne sapevo troppo e non ne sapevo abbastanza. Bisogna uscire, ecco che mi dissi. Uscire ancora. Forse incontrerai di nuovo Robinson. Era un'idea idiota, evidentemente. Ma mi ci attaccavo per avere il pretesto di uscire di nuovo. Tanto più che avevo un bel girarmi e rigirarmi nel paglione. Non riuscivo ad agguantare un briciolo di sonno. Anche a masturbarsi in quei casi lì non si prova né conforto né distrazione. Allora la vera disperazione. Quel che è peggio è che uno si chiede come l'indomani troverà quel po' di forza per continuare a fare quel che ha fatto il giorno prima e poi già da tanto tempo. Dove troverà la forza per quelle iniziative sceme, quei mille progetti che non arrivano a niente, quei tentativi per uscire dalla necessità opprimente, tentativi che abortiscono sempre, e tutti per arrivare a convincersi una volta per tutte che il destino è invincibile, che bisogna sempre ricadere ai piedi della muraglia, ogni sera, sotto l'angoscia dell'indomani, sempre più precario, più sordido. Forse anche l'età che sopraggiunge, traditora, ci annuncia il peggio. Non si ha più molta musica in sé per far ballare la vita. Ecco, tutta la gioventù è già andata a morire in capo al mondo nel silenzio della verità. E dove andare fuori? Ve lo chiedo. Quando uno non ha più dentro una quantità sufficiente di delirio. La verità è un'agonia che non finisce mai. La verità di questo mondo è la morte. Bisogna scegliere, morire o mentire. Non ho mai potuto uccidermi io. La cosa migliore era dunque uscire per strada, sto piccolo suicidio. Ognuno ha il suo bernoccolo, il suo metodo per conquistare sonno e sbobba. Dovevo proprio riuscire a dormire per ritrovare abbastanza forze da guadagnarmi un tozzo di pane l'indomani. Ritrovare lo slancio, giusto quel che bastava per trovare un lavoro domani e scavalcare subito aspettando l'ignoto del sonno. Non bisogna credere che è facile addormentarsi una volta che ti sei messo a dubitare di tutto. Soprattutto a causa di tutte quelle paure che ti hanno fatto. Mi vestii e, bene o male, arrivai all'ascensore, ma un po' rimbambito. Dovetti ancora passare nell'atrio davanti ad altre file, ad altri incantevoli enigmi, dalle gambe così attraenti, dai volti delicati e severi, delle idee, insomma, delle idee adescatrici. Si sarebbe potuto cercare di capirsi, ma avevo paura di farmi arrestare. Complicazioni. Quasi tutti i desideri del povero sono puniti con la prigione. E la strada mi riprese. Non era più la stessa folla di prima. Questa manifestava un po' più d'audacia mentre si accalcava a lunghe marciapiedi, come se fosse arrivata quella folla in un paese meno arido, quello della distrazione, il paese della sera. La gente avanzava verso le luci, sospese lontano nella notte, serpenti inquieti e multicolori. Da tutte le strade dei dintorni affluiva, faceva molti dollari, pensavo io, una folla così. Soltanto in fazzoletti, per esempio, o in calze di seta, e anche solo in sigarette. E dire che tu te ne puoi andare a spasso in mezzo a tutto quel denaro, quello non ti dà un soldo in più, neanche per andare a mangiare. È disperante quando uno ci pensa, come gli uomini si difendono gli uni contro gli altri, come altrettante case. Sono stato anche a trascinarmi verso le luci, un cinema, poi un altro di fianco, poi ancora un altro, e per tutta la strada allo stesso modo. Perdevamo grossi pezzi di folla davanti ad ognuno di essi. Ne ho scelto uno io, di cinema, dove c'erano delle donne sulle foto, in sottoveste, che cosce, signori, sode, abbondanti, giuste, e poi delle teste carine lì sopra, come disegnate a contrasto, delicate, fragili, a matita, senza ritocchi da fare, perfette, non una sciatteria, non una sbavatura, perfette, vi dico, carine ma compatte, concise al tempo stesso.
tutto quel che la vita può far sbocciare di più pericoloso, vere imprudenze di bellezza, quelle indiscrezioni sulle divine e profonde armonie possibili. Si stava bene nel cinema, dolce, caldo, voluminosi organi, tenerissimi come in una basilica, ma che fosse scaldata però, organi come cosce, non un momento perso. Ci si tuffa in pieno nel tiepido perdono. Ci sarebbe stato di che lasciarsi andare a pensare che forse il mondo stava finalmente per convertirsi all'indulgenza. C'eravamo già quasi. Allora i sogni affiorano nella notte per andare a incendiarsi nel miraggio della luce che si muove. Non è affatto la vita quel che accade sugli schermi. Resta dentro un grande spazio torbido per i poveri, per i sogni e per i morti. Bisogna fare in fretta a ingozzarsi di sogni per attraversare la vita che vi aspetta fuori, usciti dal cinema, resistere qualche giorno in più attraverso quell'atrocità di cose e uomini. Uno sceglie tra i sogni quelli che gli riscaldano meglio l'anima. Per me, lo confesso, erano quelli sporchi, ma non bisogna esserne fieri. Ti porti via da un miracolo quello che ti puoi tenere. Ma abbiamo ancora qualche altra cosa da raccontare. Quando esce Viaggio al termine della notte c'è l'entusiasmo del quale vi ho parlato, difficile da immaginare oggi, perché oggi l'entusiasmo dura poco e soprattutto la letteratura non ha più il posto in qualche modo che poteva avere nel 1932. Perché poi Céline fu, diciamo, avvantaggiato da una cosa svantaggiosa, cioè fu bocciato, perse un premio letterario che stava lì per vincere, perché un giurato si vendette all'ultimo minuto a una qualche conventicola editoriale e cose simili, perché il suo editore era sostanzialmente allora un piccolo editore. E questo scatenò lo scandalo, quindi lui parte proprio nell'esistenza, possiamo dire, di scrittore con uno scandalo in grande stile. Céline, che meritava il premio dell'anno, eccetera, eccetera, non lo prende, perseguitato e così via. Quello che è strano però è che Viaggio al termine della notte alla fin fine è un romanzo, piccola sorpresa. Non è un romanzo perché non ha niente in realtà di romanzo, soprattutto del romanzo secondo una tradizione francese di realismo. Non è Balzac, non è Flaubert, non è nemmeno Maupassant, cioè tutto Flaubert, non è Zola, non è nessuno degli scrittori naturalisti, men che meno realista, men che meno decadente. In realtà Céline inventa un genere che è nuovo in quel momento, che in qualche modo si era già annunciato da molte parti e mai era stato portato su una misura di 500 pagine, cioè da romanzo, una sorta di autobiografia fasulla o travestita o se volete romanzesca, dove al centro c'è un personaggio che dice io e che è lui stesso, ma che naturalmente non è assolutamente lui stesso. Cioè questa è l'idea letteraria che sta dietro Viaggio al termine della notte. Per il resto, come avete letto, come avete ascoltato adesso, si tratta in realtà di pezzi separati della vita di una persona, sostanzialmente non collegati tra di loro. Si passa per esempio dal pezzo sulla guerra o dalla fase in cui lui racconta le avventure, diciamo così, di guerra, alla fase in cui va in America e racconta il lavoro alla Ford, lo sfruttamento in fabbrica, cosa che lo fece amare dai comunisti francesi e detestare dagli altri allora nel 32, per essere poi detestato dopo, eccetera, viceversa, detestazioni incrociate. Parlerà per esempio
e questo è un pezzo molto forte in qualche modo, che esito sempre a far leggere, però in un'epoca nella quale i telefilm, per esempio, che credo tutti quanti guardiate, c'è un telefilm perché si chiama CSI, Comunità Vittime Speciali, dove il tema ossessivo è ripetuto fino alla noia, ma non c'è mai noia, perché come dice Selin siamo attratti dal delitto e dal male, è quello là dei delitti sessuali, a sfondo sessuale, e in particolare sui minori. Questo è l'argomento nel quale noi sostanzialmente sguazziamo alquanto come autori, sceneggiature, scrittori, eccetera, anche perché per la verità ci sguazza una buona parte della nostra società. È un tema oggi estremamente sotto i riflettori, anche se sembra un tema difficile del quale parlare, per esempio è un tema che compare all'improvviso in Viaggio al termine della notte, e compare sempre in questa visione del mondo oscillante tra o il male, il delitto, la noia, lo schifo, diciamo, dell'essere umano, oppure i piccoli frammenti di la bellezza delle donne, la tenerezza dei bambini, gli animali avvolti nella loro innocenza, piccolissimi frammenti, diciamo, di bene e di bello che compaiono veramente nei libri di Selina, nei momenti e nei luoghi più impensati, e che sono veramente dei frammenti minuscoli e forse per questo probabilmente più forti, più toccanti. Nello stesso tempo questa descrizione del male, diciamo così, io non credo sia mai stata superata, perché la descrizione del male, il pezzo che lui adesso ci leggerà, è problematica per lo scrittore, molto problematica. La descrizione del male attira in maniera fortissima al compiacimento, attira quello che si chiama l'estetizzazione del male, una cosa che penso abbiate sentito spesso, spero, sulla quale abbiate riflettuto, cioè il fatto che a un certo punto io non riesco, per esempio, a staccare lo sguardo da una scena disgustosa, perché quella scena in qualche modo, detto senza mezzi termini, mi attrae. Io trovo questo molto, dato che si può anche parlare all'interno di se stessi, io trovo questo molto negativo, non ho nessuna esitazione a dirlo, non per motivi moralistici, forse anche per motivi etici, che non sono moralistici, ma per motivi anche letterari proprio. Non trovo interessante, né stimolante, né apre la mia mente, né mi dà una nuova visione del mondo la descrizione insistita e compiaciuta del male. Non accetto nemmeno la giustificazione di dire: ma io sto guardando in fondo all'abisso e quindi sono coraggioso, perché è falso. Ogni volta che si guarda troppo in fondo all'abisso, come sapeva un vecchio maestro, è l'abisso che spunta dentro di noi. E non è una frase facile, scruta e si fa strada dentro di noi, guadagna un pezzetto di noi, che non vuol dire che non bisogna aprire gli occhi di fronte al male, dico solo che non è facile raccontare determinate cose. Selina la racconta con estrema, come posso dire, quasi un passante, un passo nel quale lui si descrive sempre in questa miserabile periferia, semiperiferia dentro la città di questa Parigi, diciamo, di sfigati, poveri, morti di fame, piccoli impiegati, eccetera, eccetera. E a un certo punto esce fuori un episodio che lui, del quale viene a conoscenza, ecco, per esempio, già questo è interessante letterariamente, senza vederlo. Quello che lui ci racconta è una scena, diciamo, sostanzialmente degna, molto degna di qualsiasi telefilm sull'orrore dei delitti sessuali, se vogliamo dire, non per forza delitti nel senso uccisioni, ma violenze, soprattutto sui bambini, sui minori, eccetera. Lui lo racconta senza averlo mai visto.
straordinario. Io vi racconto il male, ma non ve lo metto comodamente sotto l'occhio per titillare la vostra segreta attrazione per il male, virgola, voi disgraziati. Perché quello che Selina pensa di noi sostanzialmente, 90% delitti, 10% noia, la vita del mondo. Ma io vi racconto sostanzialmente una visione addirittura non oculare ma uditiva, che sarà un'altra delle meravigliose, letterariamente parlando, ossessioni seliniane, le voci. Sento le voci perché sono stato trapanato nel cranio. Effettivamente era stato trapanato nel cranio, probabilmente in senso molto metaforico. Sentiva le voci, che è il destino poi, probabilmente, di tutti gli scrittori, anche Thomas Bernhard, per trovare uno scrittore che sarebbe bello provare a collegare a Céline, era un ossessionato non da ciò che vedeva, non scrittore visivo e descrittivo, sostanzialmente destinati al fallimento nel tempo del cinema, ma scrittori delle voci, per quanto un fallimento eroico in alcuni casi. Vediamo cosa sente in questo miserabile e tutto sommato banale caseggiato di periferia Ferdinando. Cortiletti sono le segrete delle case in serie. Ne ho avuto molto di tempo io per guardarlo, il mio cortiletto, soprattutto per capirlo. Lì vengono a cadere, rompersi, rimbalzare le grida, i richiami di 20 case tutto intorno, fino agli uccellini disperati dei portinai che ammuffiscono pigolando dietro la primavera che non vedranno mai nelle loro gabbie. Vicino ai gabinetti, che sono tutti raggruppati, i gabinetti là, in fondo all'ombra, con le loro porte sempre svergolate e traballanti. 100 ubriachi maschi e femmine popolano quei mattoni e farciscono l'eco con i loro alterchi smargiassi, con le loro bestemmie indistinte e frenetiche, dopo i pranzi del sabato soprattutto. È il momento dell'intensità nella vita familiare. Ci si sfida urli e pieno di vino fino al naso, papà brandisce la sedia, bisogna vedere, come una scure, e mamma l'attizzatoio come una sciabola, guai ai deboli allora. Chi è piccolo le prende. I cazzotti spiaccicano sul muro tutto quello che non si può difendere e ribattere, bambini, cani o gatti. Dopo il terzo bicchiere di vino, quello nero, il più cattivo, è il cane che comincia a vedersela male. Gli pestano le zampe con una gran ciabattata, così si impara ad aver fame quando saranno gli uomini. Si divertono proprio a vederlo sparire quaendo sotto il letto come uno sbudellato. È il segnale. Niente eccita le donne artizie come il dolore delle bestie. Non si hanno sempre dei tori sotto mano. La discussione riparte vendicativa, imperiosa come un delirio. È la moglie mena la danza, che lancia al maschio una serie di penetranti inviti alla lotta, dopodiché la mischia. Gli oggetti già spaccati vanno in mille frantumi. Il cortile raccoglie il fracasso. L'eco gira intorno all'ombra. I bambini nell'orrore guaiscono, scoprono tutto quel che c'è in papà e mamma, si tirano la folgore addosso strillando. Passavo intere giornate ad aspettare che capitasse quel che capitava ogni tanto al termine delle sedute casalinghe. È al terzo, davanti alla mia finestra, che capitava, nella casa dall'altra parte. Non potevo vedere niente, ma sentivo tutto. C'è un limite a tutto. Non è sempre la morte. È spesso qualcosa d'altro e di peggio, soprattutto con i bambini. Abitavano là quegli inquilini, giusto all'altezza del cortile dove l'ombra comincia a impallidire. Quando erano soli il padre e la madre, i giorni che capitava, prima litigavano per un pezzo e poi sopraggiungeva un silenzio prolungato. La cosa si preparava. Era la volta della bambina allora, la facevano venire. Lei lo sapeva, piagnucolava subito. Sapeva quel che l'aspettava. Dalla voce poteva avere 10 anni. Ho finito per capire dopo un sacco di volte quel che le facevano tutte e due. La legavano per prima cosa, era lungo legarla, come per un'operazione. Questo li eccitava. Carognetta! Imprecava lui. Ah, sudiciona! Le faceva la madre. Ti sistemiamo noi, schifosa! Gridavano loro insieme. E cose e cose che le rimproveravano al tempo stesso, cose che dovevano inventarsi. Dovevano legarle ai montanti del letto. Nel frattempo la bambina frignava come un topo preso in trappola. Puoi fare quel che vuoi, carognetta, non te la scappi, va, non te la scappi, riprendeva la madre.
Poi con tutta una scarica di insulti come per un cavallo, tutta eccitata. Sta zitta, mamma, rispondeva piano la piccola. Sta zitta, mamma, picchiami, mamma, ma sta zitta, mamma. Lei non se la scappava e si prendeva un fracco di legnate. Ascoltavo fino alla fine per essere ben sicuro che non mi sbagliavo. Era proprio quello che capitava. Avrei mica potuto mangiare i miei fagioli fin tanto che capitava. Non potevo nemmeno chiudere la finestra. Non ero buono a nulla. Non potevo far niente. Restavo soltanto ad ascoltare come sempre, dovunque. Eppure, credo che mi venissero delle forze a sentire quelle cose. La forza ad andare più lontano. Delle strane forze. E la prossima volta, allora potrei scendere ancora più giù la prossima volta, ascoltare altri lamenti che non avevo ancora sentito o che prima non riuscivo a capire, perché si direbbe che ce ne sono ancora sempre in fondo agli altri di lamenti che non hai ancora sentito o capito. Quando l'avevano picchiata così tanto che non poteva più urlare, la bambina, lei guaiva comunque ancora un po' ogni volta che respirava un pochetto. Sentivo allora l'uomo che diceva in quel momento: vieni tu, donna, svelta, vieni di là, tutto felice. È alla madre che parlava a quel modo. E poi la porta di fianco sbatteva dietro di loro. Un giorno è lei che gli ha detto: l'ho sentito, ah, ti amo, Juliet, così tanto che mi mangerei la tua merda, anche se tu facessi degli stronzi grossi così.